Se l'Homo sapiens ha trovato mille espedienti per proteggersi dal freddo, dalla fame, dalla malattia o dagli incerti della natura, se ha saputo esplorare e colonizzare tutte le terre, viaggiare nell'universo e inventare armi sofisticate per uccidere i suoi simili, è inevitabile constatare che riguardo alle mestruazioni è rimasto spesso sul registro dell'irrazionale. Nonostante la sua banalità, il ciclo resta un fenomeno misterioso, circondato da leggende, superstizioni, reticenze e stereotipi la cui persistenza non può che stupire. Che provengono dalla mitologia, dalla religione o dalla medicina, continuano a permeare la mentalità tanto da ripercuotersi sulla salute e sul benessere delle donne in tutto il mondo. Stai ascoltando Quasi Di, un podcast autoprodotto sulla responsabilità sociale della generazione del quasi, a cura di Legna Zodiaco e Valentina Tomic. Quasi adulti, quasi indipendenti, quasi pronti. Una voce ferma su un'attualità precaria, dalla politica all'ambiente, dal femminismo ai social media. In altre parole, il podcast che ti spiega come essere un millennial senza diventare uno Dopo le molte richieste di podcast improvvisati, abbiamo deciso, per la gioia di chi dovrà montare, di fare una puntata più chiacchiericcia con ospite, ovvero con Tiffany. La più improvvisata, direi. Tiffany in arte Miss Fiction Books, che trovate ovunque, soprattutto su Instagram e adesso da un anno e mezzo su YouTube. Vuoi dire che cosa fai, Tiffany? Vabbè, io ho una rubrica che si chiama Feminist Friday e penso sia questa la ragione per cui sono stata convocata oggi. La ragione per la quale sei stata convocata è che sei passata di qua. Allora abbiamo detto, ma perché non trascinare in questa follia anche Tiffany? Giustamente, con la mia grande preparazione sull'argomento, cioè 5 minuti fa, vabbè, ci stava, dai. No, ma Tiffany comunque non ha bisogno di preparazione perché è un'attivista ormai da anni e anni e anni. Con lei abbiamo fatto Indietro March, quando? A fine marzo? A fine marzo ci siamo ritrovati a Verona per, diciamo, fermare l'ondata conservatrice del congresso della famiglia. Family Day e co. Senza dimenticare quei fantastici gadget. I nostri gadget, che erano un album bellissimo di figurine in contrasto con i fettini di gomma che distribuivano invece di plastica, quindi inquinavano pure un botto. Vale non è potuto esserci, ma c'era con lo spirito. Perché non c'ero? Non mi ricordo, forse mi dovevo laureare. Molto probabile, genere. Perché questo è stato il mantra della tua vita per molto tempo. 4 anni. No, scusa, non esco perché devo studiare. Benissimo, comunque siamo qui per discutere della tanto temuta tampon tax. E Ale, Vale, vuoi dire che cos'è? Allora, che cos'è la tampon tax? È una tassa maledettissima che viene applicata su determinati prodotti, appunto tamponi in questo caso, che assorbenti, insomma, comunque tutte le cose relative all'igiene femminile legato alle mestruazioni, che insomma prevede una tassazione del 22, se non sbaglio, al momento siamo al 22%, quindi tassazione completa, e non una tassazione, diciamo, da bene primario, che dovrebbe essere quella sotto i 4, no, cos'è? Sì, pari al 4%. Al massimo al 5%. Al massimo, esatto, 5%. Quindi si tratta di una tassa che non considera, esatto, non considera tutte quelle che sono le necessità di una donna che ha necessità vera, reale, di avere degli assorbenti che non vengano tassati come se fossero beni di lusso. Non lo so, cosa al 22 cosa ci sono? Le penne? Non lo so, i quaderni. Tutto ciò che non è cibo. Tutto ciò che non è cibo. Tutto ciò che non è un bene di prima necessità. E tutto ciò che non viene considerato essenziale, quindi diciamo l'assorbente non è essenziale in questo oppure caso. Oppure categorie agevolate per incentivare l'economia. In tutto questo la critica e il casino che viene fuori è dato dal fatto che invece i rasoi per gli uomini non sono tassati al 22%. In generale questo diciamo innalzamento dei prezzi per i prodotti femminili si chiama pink tax, quindi in sostanza la tampon tax, diciamo che fa parte della pink tax perché è specifica sugli assorbenti, quindi quando sentite parlare di tampon tax state parlando degli assorbenti, mentre la pink tax è un fenomeno più generico che parla del fatto che alcuni prodotti che sono dedicati in maniera specifica per le consumatrici donne, come per esempio cremine, cremette per il viso, creme depilatorie, rasoi rosa, perché poi l'unica differenza fra rasoi usa e getta maschili e quelli femminili è che uno è blu e l'altro è rosa.
e tutto quanto costano di più rispetto agli equivalenti degli uomini. Tant'è vero che appunto abbiamo citato prima il fatto che i rasoi sono al 4% per gli uomini perché sono considerati bene di prima necessità, invece inspiegabilmente gli assorbenti al 22%. Ma fai conto che qualche tempo fa, non so se ve lo ricordate, il triciclo rosa, il triciclo blu, che c'è stato questo screenshot che girava di questo negozio, adesso non mi ricordo, online, che vendeva questo triciclo blu tipo a 20 euro e rosa tipo a 25, una cosa del genere, solo perché era rosa. Tanto per darvi qualche numero, La Stampa, ma anche il Sole 24 Ore, hanno fatto questo studio per cui è stato provato che gli shampoo oppure i prodotti per capelli mirati esplicitamente a una clientela femminile, perché il capello femminile è diverso, costano in media il 48% in più di quelli per gli uomini, mentre i jeans per esempio costano 10% in più di quelli per gli uomini. E come ha fatto notare Valentina, anche è un rincaro che riguarda anche le biciclette, che costano il 6% in più rispetto a quelle per gli uomini, e appunto di nuovo i rasoi. Questo ci fa capire che anche se si tratta in alcuni casi di soli pochi centesimi, se sommate tutta la vostra vita e tutti i beni per donne che comprate nel corso di tutta la vostra vita, sentirete il peso anche economico di questa discriminazione. Ma ritornando alla tampon tax, cosa succede negli altri paesi? Allora, negli altri paesi diciamo che hanno cercato di portare una, diciamo, di accogliere quella che è stata la richiesta delle donne, perché in realtà si tratta appunto di una cosa che è partita un pochino, non dico dal basso, ma comunque la gente, come in Italia, non so se vi ricordate qualche anno fa che facevate le ricariche, compravate 10 euro di ricarica e poi in realtà ve ne davano 8. Ecco, allo stesso modo ci siamo incazzati e quindi siamo riusciti a far togliere questa cosa. Diciamo che questo problema è un pochino più grave perché comunque il ciclo delle mestruazioni, cioè nel senso, riguardano una percentuale molto più grande, ma soprattutto io senza cellulare posso vivere il ciclo, ce l'ho, che io voglia o meno. Allora, secondo un articolo che ho trovato sul Messaggero, il Regno Unito ha diminuito la tampon tax dal 17,5 al 5%, in Irlanda e in Canada è stata del tutto abolita. In Francia invece è passata dal 20 al 5%, mentre in Portogallo, Olanda e Belgio è rimasta al 6%, quindi c'è stato un lavoro di riduzione di questa tassa che la porta effettivamente a essere poi considerata una tassa di un bene di necessità, di prima necessità. In Spagna, ad esempio, uno dei motivi scatenanti per cui hanno abolito o comunque ridotto la tampon tax è stato il movimento Free Bleeding, ovvero donne che hanno iniziato a protestare andando in giro senza assorbenti per far capire durante il ciclo proprio per far capire qual è l'importanza di, anzi più che l'importanza, probabilmente l'impatto visivo, perché la prima cosa è l'impatto visivo, ma anche igienico, di girare senza assorbenti, perché per quanto venga considerato un bene non di prima necessità, non è un'opzione per tutte le donne. Sì, infatti la rinuncia all'utilizzo degli assorbenti ha gravi conseguenze sulla salute delle donne e non soltanto a livello sociale. Considerate che comunque in molti paesi, fra cui Nepal, India, c'è a questo proposito un documentario molto bello che ha vinto tra l'altro agli Oscar, se non sbaglio, un corto che trovate anche su Netflix, che si chiama Il ciclo del progresso, in cui delle donne si industriano per produrre assorbenti e venderli, quindi tutto fatto in casa, diciamo, tutto fatto da loro, per loro iniziativa, perché agli uomini alla fine non interessa il fatto di vendere assorbenti alle donne, perché lì il ciclo è considerato un tabù. Infatti si intervistano proprio persone comuni per chiedergli che cos'è il ciclo, quanto tempo dura, che cosa si può fare, cosa non si può fare durante il ciclo, e le risposte, risate, esatto, per noi le risposte sono abbastanza sconcertanti. Le risposte sono le risate, c'è gente che ride imbarazzata, che si guarda intorno, che guarda l'amico, perché poi chiaramente vanno in India a chiedere a degli uomini la cosa, cioè pure in Italia non è che c'è bisogno di andare in India. La cosa che fa più forse spaventare è il fatto che invece al di là dell'imbarazzo, del tabù, della vergogna, che comunque contagia anche noi persone fortunate del primo mondo, visto che per passarsi un assorbimento
ricorrente in, a scuola, non so se vi ricordate, c'era questo come sì, se sì, avessimo sì, la droga. Magheggi, esatto. La esatto. droga. La droga. La droga. Quindi nonostante la vergogna, l'imbarazzo eccetera, c'è anche un tema di proprio esclusione sociale, cioè le donne che hanno il ciclo, quando hanno il ciclo, quindi quella settimana al mese, stanno chiuse in casa, non escono perché non usano assorbenti e quindi si vergognano, vista come una macchia, anche se è una cosa perfettamente naturale, vista come una macchia indelebile, e le donne sono percepite come sporche, come non degne per quella settimana al mese e quindi vengono emarginate. Ma ti racconto un dettaglio, sì, un aneddoto prima di farti continuare. Una mia amica mi ha raccontato che una sua amica, diciamo, quando facevano la cugina dell'amica del fratello del macellaio, quando, che mio padre nel mercato comprò, quando la sua amica aveva il ciclo e loro dovevano fare la salsa quella che si fa da Ferragosto, la salsa con i pomodori, non gliela facevano fare perché dicevano che faceva inacidire i pomodori, e quindi lei tutte le estati puntualmente diceva che aveva il ciclo, anche se magari non era vero. Però questa credenza che non c'entra con contaminazione, no, cioè, come no, con ma è come quando ti dicono la torta non ti è venuta bene, ah, perché avevi il ciclo. Non so se ve l'hanno mai detto. Esistono un sacco di superstizioni proprio legate al ciclo, che derivano da una serie infinita di processi mentali, vuoi culturali, vuoi insomma di esclusione, in modo che la donna che aveva il ciclo, sposata, era considerata una donna non fertile, sì, quindi di seconda categoria. Per non parlare di tutto quello il discorso legato all'irrazionalità di quando hai il ciclo, quindi tutto quello che è legato all'isterismo, quindi ogni volta che ti chiedono ma hai il ciclo, come se tu cambiassi, no, mi girano solo i coglioni, come se cambiassi personalità se hai il dottor ciclo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde in un attimo. Esatto. Ma comunque questo è quello che succede negli altri paesi. Invece in Italia come siamo messi? Allora, breve excursus, breve storia triste di cosa è successo a maggio. Allora, a metà maggio la maggioranza meravigliosa e scintillante Lega Movimento 5 Stelle ha respinto con 253 voti un emendamento del PD alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, fra cui quella degli assorbenti, quindi abbassare l'IVA degli assorbenti e abolire la tampon tax, per intenderci. Era già successo a dicembre, quindi era già qualcosa che era stata proposta sempre dal PD con un altro emendamento firmato da Francesco Boccia. L'altra volta la scusa fantomatica era quella delle sanzioni europee per una cosa del genere. Ovviamente l'Unione Europea ci ha tenuto a smentire completamente questa scusa, quindi già iniziamo malissimo. Adesso, quando è stata riproposta, invece la motivazione è la mancata copertura finanziaria, cioè abolire la tampon tax costerebbe troppo. Secondo Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, che poi è quella che ha parlato, il costo per portare l'IVA sugli assorbenti dal 22 al 10% è di 212 milioni, mentre per portarla al 5 è di oltre 300 milioni. Certo, un inizio, mi verrebbe da dire, sarebbe quello di restituire i 49 milioni che la Lega deve allo Stato, però diciamo questa è soltanto una mia provocazione. Sì, ma non è che adesso devi mettere le cose così tutte insieme, cioè sono due cose separate, per favore, non facciamo mischioni. E allora continuiamo a parlare di tasse. Se portare l'IVA degli assorbenti al 22% costa troppo, invece non costa troppo portare l'IVA del tartufo al 5%, lì invece i soldi ci sono. Oppure, come ha ben espresso Davide Werdeutelie, questa è la mia pronuncia del nome, su Twitter, il fieno con l'IVA al 10% a quanto pare è una priorità, tant'è vero che in Italia un cavallo è più agevolato di una donna. Dopo la donna. Il becco è l'animale più bello. Dopo la donna. Comunque, la cosa che fa più spaventare è che questi sono acquisti pagati esclusivamente dalle donne. Cioè, lo Stato guadagna tra i 220 e i 300 milioni di euro all'anno per tassare solo un genere. Quindi al di là, cioè questi sono dei fatti, quindi al di là di tutto quello che voi potreste credere, pensare, le vostre credenze o le vostre idee su che cosa sia il femminismo, come deve agire eccetera eccetera, questo è un fatto e questa è una chiara discriminazione. Quindi, considerando che l'uso dell'assorbente per una donna non è un optional, mi sembra chiaro, come ha ben espresso anche Tiffany, che le proteste femministe sul free bleeding siano assolutamente
sensate e che chiedano a gran voce, in maniera anche provocatoria e radicale, qualcosa che forse si dovrebbe chiedere in maniera provocatoria e radicale. Per cui adesso chiedo a Tiffany cosa vuole rispondere a tutti quelli che dicono vabbè, però che schifo. Beh, innanzitutto bisognerebbe iniziare a parlare di ciclo come se fosse un processo naturale, come tutte le... Ahimè, purtroppo tutto ciò che riguarda la nostra fisiologia, che riguarda il corpo umano, non è sempre piacevole, ma come lo sono tante cose, come si parla di intestino, come si parla di analisi del sangue, come si parla di muco, insomma parliamo di tante cose ma non di ciclo. Di cacca parliamo ma non di ciclo. È più, guarda, è più accettabile parlare di blocco intestinale che di ciclo. E questa cosa, insomma, deve un po' passare anche agli uomini, perché poi dopo questo è un excursus, però soprattutto nelle famiglie italiane questa tampon tax incide soprattutto anche sugli uomini, essendo le donne più disoccupate in Italia rispetto agli uomini. Quindi qua apriamo un capitolo gigante che non è, però riguarda tutti. E c'è un peso economico per tutte le famiglie, senza contare che poi, come tempo fa fece la Littizzetto in una puntata di Che Tempo Che Fa, il fatto che ma ci sono cose più importanti non vuol dire niente, anzi è un argomento anche sbagliato, perché gli assorbenti sono un importante simbolo di emancipazione femminile. Ripercorriamo un attimo la storia. Allora, innanzitutto vi dico cosa ha detto la Littizzetto. La Littizzetto tempo fa a Che Tempo Che Fa, scusate il gioco di parole, disse ci dovremmo preoccupare dell'equiparazione dello stipendio tra donne e uomini anziché mettere degli assorbenti al 22%, perché tanto ci sono tante cose che sono tassate al 22% e quindi che vuol dire, cioè chi se ne frega. E ecco, no, invece, perché qual è la rivoluzione degli assorbenti e perché invece dovrebbero essere distribuiti a tutti anche in maniera gratuita, come succede per esempio in Scozia? Perché per secoli le donne hanno dovuto usare mezzi più o meno di fortuna per fermare il flusso mestruale. Prima del Novecento infatti gli assorbenti non esistevano. Un secolo dopo è considerato un privilegio ancora purtroppo avere gli assorbenti. Gli assorbenti cosa fanno? Ti permettono banalmente di andare al lavoro, di uscire di casa, ti permettono di non essere dipendente dagli altri, perché in sostanza tu puoi fare tutto con gli assorbenti. Considerate che se pensate che sia qualcosa che impatta soltanto un periodo molto piccolo della vita di una donna, perché che voi direte qualche giorno al mese, cosa vuoi che sia? Pensate che le donne nel corso della loro vita fertile hanno circa 456 cicli, per un esborso, e ci teniamo a precisare a ribasso, di circa 1704 euro. Poi ovviamente dipende anche dalla durata e dall'abbondanza del vostro ciclo, perché queste cifre potrebbero anche raddoppiare. Quindi l'abbattimento di un costo simile sarebbe non solo un passo giusto, perché non è giusto che solo una parte della popolazione paghi per un prodotto che di fatto è igienico-sanitario e non un'altra parte, ma anche un importante passo verso la lotta alla povertà, perché con il ciclo si risparmiano dei soldi per le persone che hanno un lavoro, ma per le persone che non hanno un lavoro e che sono disoccupate permetterebbe un'emancipazione lavorativa, permetterebbe appunto di avere gratis un bene che invece dovrebbero pagare, o comunque far costare molto di meno un bene che non possono permettersi in molti casi. E quindi di base è qualcosa che, come ha fatto ben notare Tiffany, riguarda tutti, oltre ad un diritto alla salute di cui tutti dovremmo godere e del quale tutti dovremmo ovviamente poter accedere, e al quale tutti dovremmo poter accedere ovviamente. Ma Valentina, se vuoi parlarci invece della risposta... Non so, questo podcast è solo tuo, Ugo, questa giornata. No, allora, abbiamo trovato delle risposte abbastanza agghiaccianti e ho trovato anche quelle che possono essere, diciamo, delle risposte ancora peggiori a queste forme di difesa. Il nostro carissimo Francesco Duva, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha detto che gli assorbenti inquinano
e io qua aggiungerei un grazie al, e che le donne dovrebbero utilizzare coppette igieniche oppure tornare agli assorbenti di stoffa. Ora, quante giornate abbiamo per discutere una risposta valida a questo simpatico Francesco Duva? Innanzitutto mi reputo, nel senso, abbastanza, cioè nel senso, mi piacerebbe citare una frase fatta ma che funziona molto bene, ovvero no uterus, no opinion. Quindi se sei un uomo e mi parli del ciclo, a meno che tu non sia un medico da cui io sono andata a chiedere delle delucidazioni, non mi devi rompere le scatole, nel senso che decido io cosa utilizzare. A proposito di questa, diciamo, risposta poco geniale, il 28 maggio è stata la giornata internazionale per l'igiene mestruale. Il problema dell'utilizzare altre diciamo forme di prodotti sanitari che non siano il semplice assorbente o il Tampax, quindi vedi assorbenti lavabili o coppetta, al di là della capacità e dell'imposizione di una scelta che non deve essere di terzi su quella che potrebbe essere il mio corpo e le mie situazioni fisiologiche, c'è anche una possibilità che le coppette non vadano bene a tutti, perché ci sono non siamo fatti con lo stampino, ci sono dei corpi che sono fatti diversamente e che quindi fanno fatica ad andare d'accordo con la coppetta. In più, per tutto quello che riguarda anche gli ambienti dei paesi poco sviluppati, cito un articolo di Repubblica: a livello globale sono circa 2,3 miliardi le persone che non hanno accesso a servizi igienico-sanitari di base, e nei paesi meno sviluppati solo il 27% della popolazione ha a casa modo di lavarsi le mani con acqua e sapone. Per queste donne la gestione del ciclo rappresenta un vero e proprio problema. Pensiamo anche però a tutte quelle persone che sono state colpite da da una catastrofe naturale, o persone che sono per strada senza tetto, oppure persone che vivono in zone di guerra. Pensare di avere a disposizione cioè utilizzare la coppetta significa togliersela, mettersela, sciacquarla, lavarla con acqua calda, lavarsi le mani, quindi prevede una serie di servizi extra che non tutti però hanno a disposizione. Mi rendo conto che l'usa e getta, tra l'altro gli assorbenti sono tra i prodotti considerati bannati nel 2019 dall'Europa per quello che riguarda tutto l'impegno ambientale, però diciamo che rappresentano una soluzione molto comoda per determinate situazioni, tanto che mi ricordo quando c'era stata il terremoto all'Aquila, o comunque anche tutte le altre situazioni, c'era anche richiesta di inviare oltre a cibo anche questi tipi di prodotti. Chiaramente trovare delle soluzioni anche che siano favorevoli all'ambiente, sì, ok, però il discorso torna sempre a essere quello lì, nel senso che un assorbente normale magari costa, esempio a caso, un pacco costa 3 euro, un assorbente biodegradabile magari ne costa 3,50, quindi comunque a pagare siamo sempre noi. E senza contare poi il fatto che c'è un tema di fondo, secondo me, che dovremmo cominciare ad affrontare, cioè la libertà di scelta e la libertà di non sentirsi giudicati per le scelte sul nostro corpo. È un tema che naturalmente non riguarda soltanto il ciclo, ma il cui ciclo potrebbe essere un punto di partenza, perché riguarderebbe anche l'aborto, la libertà appunto di poter disporre del proprio corpo nella maniera più libera possibile, perché un controllo sul corpo delle donne è anche una forma di violenza. Quindi a Francesco Duva non rispondiamo soltanto che la coppetta comunque è tassata al 22%, quindi alla fine si ripropone il tema, e rispondiamo anche che la coppetta non accontenta le esigenze di tutte le donne per vari motivi, da quelli anatomici a quelli invece personali, cioè come percezione, come sentimento di scomodità e tutta quella serie di appunto scelte personali che una persona vuole prendere, anche igieniche, eccetera eccetera, ma soprattutto il fatto che tu la coppetta non te la metti, gli assorbenti non li usi, e quindi perché devi disporre delle misure sul corpo di persone che non conosci, fondamentalmente non conosci il funzionamento del loro corpo, evidentemente non ti interessa neanche sapere come funziona esattamente e le loro esigenze. Su tutto questo aspetto molto personale e anche sul fatto che forse non si parla abbastanza di come è fatto il nostro corpo, di come funziona, eccetera eccetera, anche per tutti i motivi che abbiamo spiegato prima, vorrei appunto chiedere anche il parere di Tiffany. Infatti trovo molto giusto anche iniziare a non escludere la questione dell'esperienza, perché le sensazioni che proviamo noi durante il ciclo non sono nemmeno uguali tra tutte le donne, e sono difficili anche da interpretare, spesso non se ne parla, non in tutte le famiglie c'è un'educazione riguardo a questi temi,
spesso dalla famiglia viene trasmesso proprio il tabù riguardo al tema del ciclo, non se ne parla, moltissimi padri non hanno mai neanche, penso, sentito la parola mestruazioni nominata ad alta voce, e quindi non penso che nessun uomo, a meno che non sia un dottore, come diceva prima Valentina, un medico che può consigliarti, possa capire tutta la complessità della tematica, almeno dal punto di vista psicologico, dal punto di vista emotivo. E quindi è importante iniziare soprattutto non a scegliere per altri, soprattutto per altre, chiaramente, come in questo caso, perché quella che è la mia esperienza già può non equivalere né a quella di Ilenia né a quella di Valentina, ma iniziare a cercare delle soluzioni che abbraccino un pubblico più ampio. Tutte le esigenze. Io penso solo a una cosa sciocca, al lavoro. Quando Francesco Duva ha risposto ci sono gli assorbenti lavabili, immaginatevi nel bagno dell'ufficio a cambiarvi, e io mi immagino qua una grande forma di protesta. Ed è subito Shining, la scena di Shining. Quindi, tanto per non riportare le mestruazioni a qualcosa di visivamente almeno molto violento, bisogna tenere conto che non tutti hanno lo stesso approccio al proprio corpo e non hanno gli stessi sentimenti o la stessa educazione riguardo a questi fenomeni che sono naturali e ineludibili, direi. A questo proposito, appunto, diciamo che noi cerchiamo di rifuggire da tutto quel tipo di aggressività che riguarda come le persone dovrebbero conoscere il loro corpo, per esempio nell'uso della coppetta, eccetera eccetera. Cioè, non è così scontato, non si può fare propaganda dicendo nel 2019 devi sapere come è fatto il tuo corpo, quindi devi sapere come si usa la coppetta e basta. Ma non mi devi rompere i coglioni! Maledetti! Cioè, ci sono dei preconcetti, ci sono delle, non mi viene il termine italiano, comunque delle misconception riguardo al corpo femminile, e non è che svegliandoti da un giorno all'altro decidi che devi diventare una femminista, allora conosci tutto, tutte le parti anatomiche del corpo, sapresti indicarle, toccarle, trasformarle addirittura in un unico colpo. Cioè, non succede così, per cui partendo da questo presupposto anche meno. E soprattutto quando queste critiche vengono da un uomo, fa molto ridere, contando che gli uomini accedono al sistema sanitario per questioni riguardanti l'apparato riproduttivo in maniera proprio quasi minima, proprio lo stretto necessario. Ma soprattutto io avevo letto un tweet che diceva: se il ciclo lo avessero avuto gli uomini, ci sarebbero distributori gratuiti di assorbenti a ogni angolo della strada. Non mi ricordo chi era, ma era su Twitter. Verissimo. Peraltro tanto di tutto questo riguarda anche la colpevolizzazione in generale delle donne, perché, e non vogliamo fare per forza le vittime, anzi completamente, però il fatto è questo: rispondere a storture del sistema puntando esclusivamente sulla responsabilizzazione del consumo individuale è assolutamente sbagliato. Cioè, soltanto una metà della popolazione deve pagare una tassa che gli altri non pagano, anche se riguarda tutta la popolazione. Quindi questa ingiustizia, che è una stortura assoluta del sistema, cioè la soluzione a tutto questo non è abolire la tassa o comunque agevolare fiscalmente le donne, ma no, la soluzione è che tu, donna, ti devi comprare la coppetta mestruale. Cioè, questo è completamente folle e riguarda sempre quel senso di colpevolizzazione. Così come fa notare anche molto bene Naomi Wolf nel suo The Beauty Myth, si fa pesare molto il fatto che le donne sono superficiali perché magari tengono molto al trucco, ai capelli, alla cura della persona in generale, e sono anche disposte a pagare cifre importanti, ricordiamo la pink tax citata all'inizio, per appunto beni tra virgolette frivoli. Peccato che quest'industria del beauty e del make-up sia una delle più potenti al mondo, e quindi il fatto di giocare sulle insicurezze delle donne sia un fatto strutturale, cioè è una pressione sociale. Quindi, ok, da un lato fai sentire in colpa le donne perché sono frivole, perché si devono comprare 100.000 cose di beauty, make-up, eccetera. Dall'altro però tu trai profitto da queste insicurezze, quindi devi per forza fare
fare pressing psicologico e quindi far sentire di nuovo in colpa o inadeguate le donne per tutto questo. Sono le classiche contraddizioni in termini del patriarcato, fondamentalmente. E a tal proposito ricordiamo che sempre a capo di queste aziende ci sono tendenzialmente, che siano aziende che si occupano di beauty, ma anche aziende di assorbenti, di coppette, adesso un po' meno, però anche in altri ambiti, sono sempre in mano di uomini bianchi cisgender ed eterosessuali tendenzialmente, non sempre però insomma, e quindi colpevolizzare le donne al di là dell'ambito beauty, che chiaramente è qualcosa che non è necessario, ma soprattutto per la propria igiene, è qualcosa che continua a scavare a fondo il tabù invece che sollevarlo. Senza considerare che la considerazione che c'è per le donne, per quelli che sono i loro problemi, spesso scade anche nella scelta di quelli che sono i materiali che vengono utilizzati per creare gli assorbenti. Ricordiamo la Toxic Shock Syndrome, che è praticamente una, diciamo, appunto un'intossicazione che è stata scoperta negli anni 80 circa, data da dallo stafilococco, insomma, cioè, non sto qua a fare super quark medicina, ma per dire che gli assorbenti interni, quando non erano utilizzati, diciamo, con cognizione di causa o comunque erano fatti di materiali non propriamente adeguati a quello che è il corpo femminile e a quello che è l'ambiente batterico delle vagine, tipo il cloro, esatto, provocavano questa sindrome, questa intossicazione che risulta essere anche mortale. Quindi in Francia addirittura c'è una mozione per cercare di capire quali siano anche i materiali che vengono utilizzati per creare gli assorbenti, perché comunque si tratta di materiali che vengono utilizzati, che sono a contatto con la pelle e che sono in una condizione ambientale, diciamo, che prolifica di batteri e che quindi comunque potrebbe creare dei disagi notevoli al di là della pelle, ma anche proprio quindi che possono portare a dei risultati anche abbastanza disastrosi. Sì, perché appunto sempre per il fatto che tutto è ricondotto al profitto, non c'è trasparenza nei materiali utilizzati da queste aziende, perché ci si diciamo nasconde dietro la formula aziendale, quindi c'è il brevetto, c'è il segreto aziendale, per cui non si divulga esattamente cosa c'è negli assorbenti, di cosa sono fatti. Io divulgo forte. E di conseguenza capirete bene che il tema degli assorbenti è qualcosa di sessista, ma soprattutto è anche un'ingiustizia che deriva dal voler fare a tutti i costi soldi, anche se questi soldi non dovrebbero essere raccolti in questo modo, cioè facendo pagare una sola parte della popolazione. E con questo concludiamo, diciamo, il nostro pippone sulla tampon tax. Grazie mille a Tiffany. Io vi ringrazio, è stato molto molto interessante. Secondo me a Tiffany arriveranno un sacco di complimenti sulla voce. Ah sì? Sì, sì. Aiuto. Sì. Hai una voce profonda, una voce radiofonica, secondo me ci sta. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre di essere stati qui con noi per questa folle mezz'ora senza assolutamente alcuno schema, quindi vedremo cosa verrà fuori. Vi ricordiamo che tutte le recensioni a 5 stelle su iTunes sono più che accette. Ogni caffè donato sarà devoluto in quello che è un caffè reale, perché ne avremo un sacco bisogno. E ci sentiamo alla prossima puntata, speriamo con sempre più stabilità e sempre meno in mezzo. A presto e ciao ciao ciao.